Ben ritrovati, ancora un esercizio, iniziamo una serie di esercizi di riepilogo riguardanti gli integrali doppi per poi concludere l'argomento che spero vi sia piaciuto e soprattutto spero vi abbiate apprezzato l'approccio che ho deciso di adottare. Calcolare il seguente integrale doppio esteso a d del valore assoluto di y meno il valore assoluto di x, index di y, dove d è il dominio piano individuato dalle seguenti limitazioni x quadro più y quadro minore o uguale di 4, y maggiore o uguale di x. Attenzione che questo è un testo d'esame tratto dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma La Sapienza. Attenzione al doppio modulo, perché occupiamoci prima cosa di disegnare nel piano cartesiano l'insieme, il dominio d, e poi attenzione che il modulo parteciperà poi ai fini della discussione del dominio. Naturalmente qui abbiamo x quadro più y quadro uguale 4, che rappresenta l'equazione cartesiana di, o anche in forma canonica se volete, di una circonferenza centrata nell'origine e avente raggio pari a 2, 2 al quadrato uguale 4. Quindi parliamo di una circonferenza, eccola qua. Prendiamo l'origine, 0 è minore di 4, stiamo evidentemente, stiamo parlando del cerchio, no? Quindi parte interna. Y uguale x sappiamo essere la bisettrice primaria, quella cioè passante per l'origine primo e terzo quadrante, e sappiamo che y è maggiore o uguale di x, se prendiamo il punto 0, ad esempio 0,5, 0,4, 4 è sicuramente maggiore di 0, siamo quindi in pratica l'equazione verificata qui. E allora il dominio d è questo che vi sto segnando, tutto questo. Tutto questo, attenzione, è D. Ora, qui è finita la rappresentazione del dominio, iniziamo adesso con il discutere ovviamente il valore assoluto. Prima di tutto andiamo a discutere il valore assoluto di y meno il modulo di x, che vi ricordo per definizione di valore assoluto vale y meno modulo di x oppure modulo di x meno y, a seconda che a y meno modulo di x sia maggiore o uguale di 0 oppure y meno modulo di x sia minore di 0. Vediamo quando è che y meno il valore assoluto di x è maggiore o uguale di 0. Vuol dire, intanto andiamo a considerare l'equazione y meno modulo di x uguale 0. Portando meno modulo di x a destra otteniamo che y uguale a modulo di x, che ha come rappresentazione, lo sappiamo, una v, di questo tipo qua, nel piano cartesiano xy. Anche in questo caso basterà prendere un punto, ad esempio 0 meno 5, e vedere se verifica la disequazione. Come potete vedere, dobbiamo verificare che y sia maggiore o uguale del modulo di x. Meno 5 evidentemente non è maggiore di 0 e quindi la disequazione y meno modulo di x maggiore o uguale di 0 è verificata all'interno di questa v. Quindi possiamo dire che y, lo scrivo un pochino più a sinistra così ce lo facciamo stare, il modulo, il valore assoluto di y meno modulo di x varrà y meno modulo di x, da quello che abbiamo visto, ovvero quando y meno modulo di x è maggiore o uguale a 0, quindi disequazione verificata qui. Varrà evidentemente il contrario, quindi modulo di x meno y, al contrario qui, al di fuori di questa v, no? Eccolo qua, y meno modulo di x in quel caso minore di 0. Rappresentato ciò, vedete come il modulo di x per adesso non l'ho discusso, non mi interessa. Allora vado a vedete che una parte di questa v c'è già, vado a rappresentare l'altra e prestiamo attenzione. Possiamo già dire che il dominio D lo si può certamente dividere in due domini. Questo quindi è uguale. Certamente all'integrale doppio esteso a D con 1, dove D con 1 è questo qua, questo spazio qui. Eccolo D con 1. Perché vedete, D con 1 al posto del modulo di y meno modulo di x ci metteremo y meno modulo di x.
di x di y più l'integrale doppio esteso a d con 2 di modulo di x meno y di x di y, dove d con 2 invece è questo. Vedete? Eccolo là. Ora, potremmo tranquillamente scrivere le espressioni di d con 1 e d con 2, ma non facciamo subito un'altra considerazione. Non è finito qui. Perché il modulo di il dominio di con 1 è un dominio sicuramente simmetrico rispetto all'asse delle y, delle ordinate. Possiamo allora dire che qualora la funzione integranda relativamente all'integrale doppio esteso a d con 1 fosse dispari rispetto alla lettera x, ovvero che significa f di meno xy è pari a meno f di xy, già potremmo dire che l'integrale è nullo. Facciamo però una piccola precisazione. Andiamo a riscrivere questi due integrali doppi come quattro integrali. Cioè andiamo a riscriverli ancora come. Integrale doppio esteso a d con 1 di y di x di y meno l'integrale doppio esteso a d con 1 del valore assoluto di x di x di y più l'integrale doppio esteso a d con 2 del valore assoluto di x in dx di y meno, scrivo qua sotto, quarto integrale doppio esteso a d con 2 di y dx di y. Abbiamo già fatto esercizi di questo tipo, probabilmente qualche integrale se ne potrebbe andare a zero. Cominciamo a esaminare d con 1, quindi due integrali. D con 1, ripeto, un dominio simmetrico rispetto all'asse delle y. Qualora la funzione integranda relativamente al dominio d con 1 fosse dispari rispetto alla x, che significa, ve lo ricordo ancora, f di meno xy uguale a m a meno f di xy, quell'integrale potremmo dire è già nullo. Domanda. Y di x di y, la x non c'è, non è dispari rispetto alla x. Modulo di x di x di y è pari rispetto alla x, ma non è dispari, non c'è nessun meno che rimane, anche questo meno sta fuori. Vedete che f di meno xy in quel caso è f di xy, quindi dispari, è pari rispetto alla x. Quindi quello che potremmo fare, quindi non ci è servito a molto dividere in due, quello che quindi potremmo fare è scrivere l'integrale doppio esteso a d con 1 di y meno modulo di x di y come due volte, integrale doppio esteso a d con 1 primo della parte relativa al primo quadrante, dove quindi non ci sarà più il modulo di x, visto che nel primo quadrante x è positivo, di y semplicemente meno x di x di y. Non so se è chiaro il discorso. Stesso discorso lo ripetiamo qui. Qui abbiamo un dominio di con 2, quindi parliamo di questi due ultimi integrali, parliamo di un dominio simmetrico questa volta rispetto all'asse delle ascisse, delle x. E qualora la funzione integranda fosse dispari rispetto alla y, che significa f di x meno y uguale a meno f di xy, allora potremmo dire che l'integrale è nullo. Questa nuovamente è pari rispetto alla x e basta, ma attenzione a questa. Se io al posto di y metto meno y, ottengo meno y. Quindi questa qui, possiamo dire, questa integrale è sicuramente 0, perché ripeto, d con 2 è simmetrico rispetto ad x. Quindi, qui rimane solamente più, rimarrebbe integrale doppio esteso a d con 2 del modulo di x in dx di y. Nuovamente però, d con 2, siccome è simmetrico rispetto ad x, potremmo mettere un 2 davanti anche qui, e scrivere integrale doppio esteso a d con 2 primo, considerando solamente questa parte qui, dove, nella quale, faccio notare, attenzione, x questa volta è negativo. E quindi metteremo un meno davanti, quindi meno x, quindi meno va fuori, quindi meno 2, integrale doppio, quindi meno 2, integrale doppio esteso a d con 2 primo di x di x di y. Dove? Per concludere, d con 1 primo è questo, d con 2 primo è questo qua. Cancelliamo lì. Conviene, per rappresentare d con 1 primo e d con 2 primo, evidentemente passare a coordinate polari aventi polo nell'origine, essendoci una geometria chiaramente circolare. D con 1 primo, quindi utilizziamo le coordinate polari x uguale rho cos θ, y uguale rho sin θ.
Molto semplice, perché abbiamo che, dicono uno primo, è tale che, notiamo come Rho, evidentemente Rho quadro minore uguale di 4, che vuol dire Rho minore uguale di 2, Rho cos'è, Rho sin teta maggiore uguale di Rho sin teta, cos teta maggiore uguale di sin teta, cioè vuol dire teta compresa tra pi quarti e pi mezzi. Quindi abbiamo Rho sicuramente compreso fra 0 e 2, teta certamente compreso fra pi greco quarti e pi mezzi. Lo si vede, ripeto, anche dall'andamento, senza andare a sostituire. Di con 2', attenzione, abbiamo che Rho è sempre compreso fra 0 e 2, ma in questo caso teta sarà compreso fra, attenzione ora, questa parte qui e questa parte qui. Parliamo della parte negativa, quindi teta in questo caso sarà compreso fra 3 pi greco quarti e pi greco. Stiamo considerando la parte, questa parte di su, eh? Questa è di con 2 primo. Eccolo qua. E allora, raccogliamo un 2 a monte a fattor comune, aperta la graffa. Abbiamo integrale doppio. Oh, il dominio lo chiamiamo u con 1 primo, visto che siamo passati da coordinate cartesiane xy a coordinate polari rho e teta. Al posto di y ci metto rho sin teta, meno al posto di x ci metterò rho cos teta, raccolgo rho, rho che moltiplica cos teta, rho che moltiplica sin teta meno cos teta. Il giacobiano è rho, rho de rho de teta, per rho è un rho al quadrato che moltiplica sin teta meno cos teta, de rho de teta, più integrale doppio esteso a u con 2', nuovo dominio in coordinate rho e teta. Vediamo di che cosa. Al posto di x ci metto rho cos teta, per rho del giacobiano rho quadro cos teta de rho de teta. Chiusa la graffa. In definitiva, posso scrivere il mio, applicando la decomposizione, ho raccolto un 2 fattore comune, abbiamo 2 integrale fra pi greco quarti e pi greco mezzi, sto parlando di u con 1 primo, di sin teta meno cos teta, tutto de teta, che moltiplica l'integrale fra 0 e 2 di rho al quadrato de rho, più l'integrale fra 3 pi greco quarti e pi greco del coseno di teta in de teta, che moltiplica l'integrale, o posso cancellare a questo punto il disegno del dominio, visto che non mi serve assolutamente più, integrale fra 0 e 2 nuovamente di rho al quadrato de rho. Attenzione che il 2 lo metto qui, o altrimenti, come ho fatto lì, lo raccolgo a monte a fattore comune. A questo punto faccio notare che 2, come ho fatto prima, lo raccolgo a fattore comune. In entrambi i casi l'integrale di rho quadro è rho cubo terzi, quindi in entrambi i casi un terzo lo posso portare fuori, va qui, un terzo va qui, quindi posso portare fuori a monte non solo un 2, ma anche un 2 terzi, cioè un 2 per un terzo, ovvero appunto un 2 terzi. Cominciamo, aperta graffa. Allora rimane integrale fra pi greco quarti e pi greco mezzi del seno di teta meno il coseno di teta fra parentesi tonda che moltiplica rho elevato al cubo, che vado a comprendere fra 0 e 2 de teta, più l'integrale. Dunque, ho commesso un errore, me ne sono accorto adesso. Se avete guardato la discussione dei domini, il modulo di x nel secondo integrale, quello relativo a d con 2' era col meno, quindi il meno stava fuori. E quindi qui, attenzione, c'è un meno davanti al secondo integrale doppio. C'è un meno davanti. Ripeto, c'è un meno davanti. Non me ne sono accorto, me ne sono accorto adesso. Quindi qui è meno. Chiedo scusa per questa mia imprecisione, se ve ne sarete sicuramente accorti, me ne sono accorto adesso.
Per fortuna è un segno, lo correggo. Meno in mezzo tra i due integrali doppi esteso a d con 1', che poi è diventato a u con 1' e a d con 2', che è d con 2' che è diventato u con 2'. Quando sono passato da epsilon a rho, non ho fatto attenzione. C'era un meno che avevo messo, ma poi ho fatto scomparire. Meno l'integrale tra 3 pi greco quarti e pi greco, questa volta di coseno di teta, che moltiplica anche in questo caso rho al cubo, che anche in questo caso vado a comprendere fra 0 e 2, d teta. Chiusa la graffa. Vi chiedo umilmente perdono per questo errore che ho fatto. Mi sono distratto, non ci ho fatto caso. È un errore evidentemente grave, nel senso grave, un errore che ci fa sbagliare il risultato. 2 terzi. Ora, una cosa importante. In entrambi i casi dobbiamo comprendere rho cubo tra 0 e 2. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale verrebbe 1, 2 al cubo, 8, meno 0 al cubo, 8 meno 0, 8, 8 qui, 8 qui, 8 nuovamente lo posso portare fuori a monte, per 2 viene un 16 terzi, pertanto 8 per 2 terzi, che moltiplica aperta la graffa. Semplicemente dobbiamo risolvere due integrali questa volta, tra pi greco quarti e pi greco mezzi della differenza sen teta meno cos teta in d teta, che poi potremmo scrivere come integrale fra pi quarti pi mezzi di sin teta di teta meno integrale fra pi quarti pi mezzi di cos teta di teta, meno ancora l'integrale fra 3 pi greco quarti e pi greco di coseno di teta in d teta. Chiusa la parentesi graffa. Credo di aver corretto bene, quindi non c'è più, c'è poco da dire. Allora, ripeto, il meno non l'ho fatto saltare fuori io, c'era prima all'inizio, io l'ho tolto, l'ho fatto scomparire, l'ho fatto riapparire. Qualcuno magari dice, ma come è riapparso? È riapparso perché me lo sono lasciato per strada, poi me lo sono ricordato. Uguale, 16 terzi, sono tutti integrali immediati. L'integrale del seno di teta è meno coseno di teta. L'integrale del coseno di teta è sen teta, ma col meno verrà un meno sen teta. L'integrale di coseno di teta è un seno di teta, col meno verrà meno sen teta, quindi verrà 16 terzi aperta quadra, viene un meno coseno di teta, attenzione, meno seno di teta, meno, e questo lo comprendiamo fra pi greco quarti e pi greco mezzi, meno, 16 terzi conviene metterlo davanti con parentesi graffa, meno coseno di teta, seno di teta, con meno davanti, quindi meno. Aspetta quadra, seno di teta che vado a comprendere fra 3 pi quarti e pi greco uguale, chiusa, graffa uguale, naturalmente 16 terzi che sta lì. Teorema fondamentale calcolo integrale, il coseno di pi mezzi è 0 meno 0, quindi 0. Il seno di pi mezzi vale 1, con meno davanti è un meno 1. Meno della regola del teorema fondamentale del calcolo integrale, per questo meno più coseno di pi quarti, che sappiamo essere radice di 2 su 2. Meno del teorema fondamentale del calcolo integrale, per questo meno più anche il seno di pi quarti vale radice di 2 su 2. Abbiamo finito. A questo punto andiamo avanti. Teorema fondamentale del calcolo integrale, seno di pi greco è 0, con meno davanti meno 0. Meno del teorema fondamentale del calcolo integrale, con questo meno viene un più, il seno a t pi quarti vale come il seno a pi quarti, quindi radice di 2 su 2. Uguale. 16 terzi, vediamo cosa moltiplica. Questo è un radice di su 2 per 3, 3 mezzi radice di 2. Meno 1. Se volete, si può fare un minimo comune multiplo che è 2, quindi moltiplicato per quello un terzo è un 6. Qua viene un 16 che moltiplica 3 radici di 2 meno 1. 16 che moltiplica 3 radici di 2 meno 1, tutto fratto 6, è il risultato finale corretto di quell'integrale doppio che abbiamo proposto.